al di là di tutto la città, l'ho detto anche al sindaco, il Bologna Calcio, la Fortitudo, le squadre sono tutte le terre, quindi è importante che la città di Bologna primeggi e sia avanti, e la gente lo sente molto. Questo sarà il suo ricordo di stasera. Per esempio, nella partita ho avuto una soddisfazione incredibile, la dico al mio amico, che so da che parte è, e alla partita delle donne, molti tifosi che sono venuti erano della Fortitudo, perché dice la Fortitudo è una squadra femminile, e sono venuti a vedere la squadra di Bologna. Questo è e questo mi dà soddisfazione, perché io sono solo quello che paga, non sono quello che lavora voi, che lavorate al basket da tanti anni. Quindi è importante che Bologna abbia raggiunto questi livelli di nuovo. Si è chiuso, si è chiuso un cerchio, si è chiuso un cerchio, adesso dovremo lavorare nella, con e nella grande Virtus che deve primeggiare in Europa. Questo sì, anche per le mie aziende, perché io per esempio ho un sogno, sono convinto che faremo, ci vorrebbe una linea troppo grande quando verrà il Real Madrid a Bologna, pensate, Barcellona, queste squadre così grandi, no? Il prossimo anno, non è lontano. Queste cose daranno tanta soddisfazione a tutti i tifosi e a tutta la gente, voglio dire. E quindi dovremmo fare una squadra che stia a quei livelli. Milano c'è già, adesso ci sarà anche la Virtus. Quindi è bene che l'Italia abbia delle squadre in Eurolega, perché l'anno scorso c'erano tre russe, ha fatto ancora cose così. E quindi niente, sarà un bel basket, perché il nostro impegno è quello di fare la squadra sempre più forte, sempre più competitiva, e quindi ci saranno le novità anche nelle donne. Sapete che io ho un feeling particolare con loro, perché fanno scudetto con le donne, con l'armamento. Faremo una grande squadra delle donne, anche loro giocheranno in Eurolega. Noi una cosa eccezionale abbiamo, una squadra maschile in Eurolega, una squadra femminile in Eurolega. Poche società in Eurolega. No, credo che l'Italia nessuno. Lì sarà Real Madrid, Valencia no, perché poche in Europa, possiamo dire poche in Europa. Comunque è un grande orgoglio per me avere tre squadre in Eurolega. E Vittorio Paolo deve fare una grandissima squadra anche delle donne. Quindi sta già lavorando, abbiamo già delle viste, delle sorprese, non diciamo niente, ok? Ci abbiamo chiesto la verità di questo.